il 18 giugno si assegnerà nella vittoria internazionale Champions Card 2013 categoria Super Academy. Si segneranno le luci del semaforo della partenza tra la famiglia FIFA Nibi con Araujo sempre in testa alle sue spalle. Già problemi episodi che finiscono sulla terra con il numero 3 Paolo Castellana, che è la partita in quinta posizione e che si trova ora a inseguire altri due problemi nella parte del gruppo. Allora Araujo e Caris erano nella parte centrale, altri stop. Quindi la numero 94 dovremmo avere Sebastiano Salinas, che si è fermato alla numero 10, però con il numero 30 che Giovanni Castellano, ma non solo, davanti invece Sussoneria, Araujo e Paris. Out of the race, Marco Tormen.
Maricio, Davis, Becco, quarta posizione per lui, quarto posto per l'unico dei quali San Marco a seguire con la Carolina di Vitali in quinta posizione. Paolo Piazza in ottava. Bergo, Pista e Pista, Berugo, secondo, Pidotto, questi 7 posti, questa finale Super Academy, continua a spingere Araujo, Paris prova ad attaccare, a tornare nel solito in terza posizione, Filippo Berto, con la civiltà di Pista e Pista, in quarta posizione. Sempre avvincente, sempre incertissima la sfida davanti, ma non solo davanti, perché anche alle spalle dei leader Alex Marco, Luca Bortoletti, Paolo Castellana se le stanno dando sportivamente parlando di santa ragione. Non ci sono davvero momenti di pausa mentre ha recuperato qualcosina Rinsten Araujo, 1.09.414, Sante Rivaris 1.09.538, fast lap for Karolis Vilkaitis. In position number 4, 1 minute 9 seconds, 115
for Karolis Vilkaitis in position number 4 with number 11 on the top, Araujo. Second position, Sante Rivaris. Third position, Filippo Berto. Fourth place, Karolis Vilkaitis. And Federico Deruvo. Paola Pilotto al sesto posto. Continua ad insistere per cercare di migliorare la propria posizione. Mentre c'è il tentativo da parte di Nicolo Zina di tenere a distanza Alex Marco per la posizione numero 9. Paola Pilotto in sesta posizione sta invece cercando di guadagnare qualche metro su chi la precede, ovvero Federico Deruvo, che era distante 2 secondi e 2. Passa Araujo, passa anche Sante Rivaris, il distacco è di 1 secondo e 2. In terza posizione Filippo Berto. Quarto posto per Karolis Vilkaitis, quinto per Federico Deruvo. Sembra aver mollato ora Sante Rivaris, forse proverà ad attaccare più avanti. Siamo a metà gara. We are in the middle of the race. Araujo, first position. Sante Rivaris, second position. Third position for Filippo Berto. Fourth position, Karolis Vilkaitis. Non c'è storia lì davanti, non c'è storia. Araujo e Varis fanno gara a sé con il tentativo piuttosto timido di Filippo Berto nell'inseguimento. Siamo nel corso del 11° giro con Araujo e Varis che continuano a fare gara a sé, con il terzo posto di Filippo Berto davanti a Karolis Vilkaitis e a Federico Deruvo in quinta posizione. Araujo in testa, ennesimo passaggio come leader della corsa davanti a Sante Rivaris. In terza posizione costanti i distacchi, anche se Sante Rivaris ora si è portato a 744 millesimi dalla prima posizione di Araujo. È un continuo tiramolla quello a cui stiamo assistendo tra Sante Rivaris e Ringsten. Araujo in seconda posizione, Varis è ormai incollato allo scarico di Araujo. Vedremo se riuscirà ad affondare il piede sull'acceleratore ulteriormente, a provare l'attacco. Terzo posto per Filippo Berto, che ha dalla sua un ampio vantaggio rispetto al quarto, Karolis Vilkaitis. First position for Araujo,
Second position for Santerivaris. Santerivaris try to attack for the first position for the international title. Third position for Filippo Berto, number 111. During lap number 12. Mancano ancora davvero pochi giri per far sì che Santerivaris possa provare l'attacco. Vediamo Araujo sulla linea del traguardo con un vantaggio di 950 millesimi su Varis, davvero un duello straordinario, nessuno dei due vuole mollare e allora vedremo se succederà qualcosa nella prima parte del circuito. Possiamo notare come Varis riesca a guadagnare qualcosina su Araujo, che poi quando si tratta di andare via sulla parte rettilinea del tracciato riesce a far fruttare al meglio la potenza del proprio kart. Ancora in testa il tandem Araujo Varis, qui davvero diventa una questione di attimi, di episodi, perché il primo a sbagliare tra i due lì davanti può dire probabilmente addio alla vittoria del titolo internazionale. Per il momento il vantaggio di Araujo è esiguo, ridottissimo ma fondamentale, non deve però sbagliare Araujo perché alle sue spalle Santerivaris è pronto ad approfittarne. In terza posizione Filippo Berto può andare con una certa tranquillità, facendo però il massimo per impedire a Karolis Vilkaitis di sperare anche solo per un attimo di tornare in corsa per il podio. Ringsten Araujo, lap number 15, first position. With a little advantage to Santerivaris in second position, third position for Filippo Berto. This is the actual podium of this international final of Super Academy. Araujo, il suo tentativo di scrollarsi di dosso Santerivaris, vicinissimo in questo momento. Varis, Araujo si gira, Araujo che poi fa fruttare la potenza del proprio kart. Varis rimane in scia cercando di trovare il varco giusto per tentare il sorpasso. Sfida vincente nelle prime posizioni, alle cui spalle ci sono Filippo Berto, Karolis Vilkaitis, Federico De Ruvo, Paola Pilotto, Bruno Vermeeren, Alex Marco e tutti gli altri. Ci sta provando Araujo ad andare via, ma Varis prova a sua volta ad attaccare. Ed è in questo momento però che Araujo riesce a guadagnare, quando le curve lasciano spazio ai tratti rettilinei e la carta di Araujo vola via in maniera più veloce rispetto a quello del numero 56. Powerful action for Araujo in the second part of the track. First position for the current leader, Araujo, 1:09.537. Passa in questo momento con un vantaggio di poco superiore al mezzo secondo. Siamo ad un passo dalla fine di questa gara con Araujo, Varis, Berto. Sembrano quasi sfiorarsi i due lì davanti, ma Varis non riesce a trovare l'appondo giusto per portare a casa il primo posto. Ora sono incollati, sembrano più vicini che mai Araujo e Varis, con Araujo che cerca di resistere. Varis all'interno, il tentativo da parte del numero 56, ancora Varis. Varis in the first position, Araujo another action. For the leader, Araujo in testa, Varis in seconda posizione. Davvero incredibile quello che sta accadendo, ci ha provato in tutti i modi Varis, costretto però a desistere per il momento. Siamo all'ultimo giro di questa corsa e Araujo ha respinto al mittente l'attacco di Santerivaris. Second position for Santerivaris, third position
for Ringsten Araujo. Strong challenge on the top for the title, international title of this year. Araujo davanti a tutti con un vantaggio rassicurante. Sante Rivaris con le unghie in seconda posizione. Siamo ad un passo dalla fine e sembra che Araujo sia riuscito a mettere a tacere nella prima parte il tentativo di Varis, che va all'interno. Varis, estrema azione da parte del numero 56, extreme action for Sante Rivaris in the last lap. Big show in Jesolo for this final part of the race. Varis, Araujo, incredibile azione da parte di Sante Rivaris, che prova in tutti i modi a superare Araujo. Ce le stanno dando, sportivamente parlando, di santa ragione. Prova all'interno, Varis non riesce a passare davanti ad Araujo, che cambia nuovamente traiettoria. Incredibile il tentativo. Another attack for Araujo to Varis. Incredible on the track. Ultimi metri per questa prova internazionale. Final part of the race in this last race of today, and the winner is Ringsten Araujo. Strong challenge with Sante Rivaris. Congratulations to Araujo and Varis. Big show in this last race of the Champion Card 2013. Araujo is the champion, but a strong race for Varis too in this final of Super Academy. Third position for Filippo Berto. Terza posizione per Filippo Berto, Araujo e Varis. Straordinaria davvero questa finale al Cardio Palma, che ci ha regalato dei numeri stellari con Araujo e Varis, che ci hanno fatto sudare lo spettacolo della Champion Kart 2013. E anche questo, che spettacolo sta gara. Dai, portati carta da qua, via dai mezzo, dai. Campeon della Champion Kart, contento, soddisfatto? Sì, è molto difficile la gara, secondo è muy pegado, è una grande gara per tutto l'equipo, grazie al meccanico, è muy feliz. From Finland, this second position, are you happy? Yes, it could be better, but second place is not bad. With a little advantage, your opponent, yes, from Spain, is a hard and a strong opponent, is a big challenge against you. I'm not sure about that. But Filippo, hai allungato i pantaloni rispetto alla serata di venerdì e vedi che i risultati sono arrivati. Contento, il primo degli italiani intanto. Sì, sono contento. Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo avuto qualche problema in partenza.